Bentornati su Rete 8, appassionati di cucina, oggi insieme al nostro chef Antonio Di Giovacchino che ci porterà dove? Ciao Jennifer, bentornati a voi. Oggi dove andiamo in una porti? Bellissima regione, praticamente un fazzoletto di terra meraviglioso che è la Liguria. Bellissima la Liguria, veramente bella. Parliamo delle Cinque Terre, parliamo di paesaggi stupendi, insomma, sì, patrimonio dell'UNESCO, non devo dire queste cose. Allora, noi ogni volta che registriamo le nostre puntate insieme ad Antonio parliamo sempre di questa cosa, cioè di quanto sia bella l'Italia, la nostra terra stupenda, le regioni sono tutte stupende, tutte meravigliose. Ognuna con delle particolarità. La Liguria però devo dire che ha veramente dei paesaggi incredibili. Forse ripetiamo sempre le stesse cose, però ci piacciono tutte queste regioni. Ci piacciono tutte, come dicevi tu, ogni regione ha la sua particolarità, sia in cucina sia il territorio. Qua parliamo di una regione, insomma, il pesto ligure, il pesto alla genovese, insomma. Si mangia in Liguria. Lo dobbiamo dire. E adesso siamo anche in una stagione che ci permette di farlo perché abbiamo il basilico bello fresco. Infatti. Poi nelle altre puntate vedremo anche la ricetta del pesto. Oggi andremo a fare una ricetta semplicissima che è una focaccina fatta con la farina di ceci. Che buona! Banale, buona. Però se uno non vuole fare la solita focaccia normale, magari anche più proteica. La farinata è la farinata ligure. Praticamente abbiamo utilizzato 1,5 litri di acqua, 400 grammi di farina di ceci, sale, pepe, olio e poi sopra possiamo mettere quello che vogliamo. Io ho messo un po' di pomodorino, un po' di olive nere con qualche fogliolino di basilico. Beh, sì, siamo in estate, da un po' di freschezza finalmente lo possiamo dire, è arrivata l'estate. Questa siamo. Veramente sono le prime registrazioni che facciamo con il caldo, infatti siamo all'aperto, finalmente la stagione è iniziata e anche se noi vi portiamo in Liguria voglio fare sempre un appello ai nostri abruzzesi. Prima di andare fuori, visitate l'Abruzzo, l'Abruzzo con due B, perché è meraviglioso, dalla costa dei Trabocchi alle nostre montagne, al teramano, c'è di tutto, cucina, tradizioni, cultura, un luogo meraviglioso. Però adesso c'è la porta aperta, non devo contrabbattere perché direi le stesse cose. È vero. Allora che si iniziamo? Fa? Semplicemente abbiamo qua la farina, noi abbiamo fatto metà dose, 200 grammi. Ok. Andiamo a mettere dell'acqua, facciamo prima un impasto. Ti aiuto Antonio? Sì, puoi mettere. Vado? Sì. Quindi semplicemente acqua e farina di ceci. Acqua e farina. Basta. Ma questa è la farina di quei ceci meravigliosi? Sì, questa praticamente diciamo che è la farina che noi abruzzesi ci facciamo la frattiata. Buonissima. Ecco qua. La farina la frattiata, io per fortuna adesso siamo a fine stagione della frattiata. Che poi non fa neanche i grumi questa no, farina. No, questa non lo fa, non è come la farina di ceci non lo dovrebbe fare i grumi. Ecco. Mettiamo del sale. Sì. Faccio io? Sì, puoi mettere Vado. Il sale. Ok. Basta? Benissimo. Ok. Giro un po' energicamente. Ok, puoi aggiungere anche tutta l'acqua. Ah, tutta, quindi deve essere bella. Un altro po'. Non tanto densa. No, densa. Ok, benissimo. Adesso questo impasto deve riposare almeno diciamo 10-15 ore in frigorifero coperto. Quindi è un'operazione che dobbiamo fare con sì, grande questo anticipo. Sì, è solo questa operazione. Praticamente noi ce lo facciamo la sera. Lo mettiamo in frigo e la mattina semplicemente facciamo questa operazione qua. Una volta, metti che questo è passato già quelle 15 ore, mettiamo un po' d'olio sotto. Ok. E la stendiamo. Ecco, ovviamente sarà sembra più rappresa perché ecco trascorso qua, il tempo rappresa di posa. Perché si raccoglie un po' e va bene così. E poi che si fa, Anto? Si va in forno? Poi va in forno a 240 gradi per mezz'ora. Ok, quindi massima potenza. Massima potenza. Praticamente mettiamo sopra, possiamo mettere un po' di pepe oppure a piacere se uno vuole mettere un po' di rosmarino. Mettiamo in forno a 250-240 gradi per mezz'ora
e poi lo tiriamo fuori. Ecco, questo tra l'altro è una focaccia senza glutine. Oggi non è la puntata dedicata al senza glutine, ma comunque perfetta per tutti. Proteica, quindi anche più leggera in estate, insomma. Se limitiamo i carboidrati anche meglio. È senza glutine, l'unica cosa bisogna stare attenti quando va al mulino. Chi lo macina può essere un po' contaminato. Esatto, però non contiene glutine. Basta comprare una farina di ceci certificata senza glutine. Certificata, ok. Perfetto. Sì. Ed eccola qui, la nostra pizza di ceci. Come la devo chiamare, Antonio? La farinata. La farinata. È la farinata ligure. La farinata ligure. Ma guardate che bella. Guardate, onore al territorio. Assolutamente sì. Territorio. La nostra Abruzzo, farinata. È la farinata ligure. Farinata ligure. A mettere praticamente, l'abbiamo tagliata, la mettiamo così. Poi il condimento, ho detto, ognuno fa a piacere. Certo. Questo si può sgranocchiare anche così con qualcosa. Io adesso vado a mettere un po' di pomodorini. Beh, siamo in estate, pomodoro e basilico, insomma. Pomodoro, basilico. Ma volendo, ecco, mi viene in mente, no? Dimmi tu se potrebbe essere un abbinamento giusto. Anche con del pesce, perché insomma ceci perché e pesce no? stanno benissimo. Perché dei calamari, no? dei gamberi no? con brava, un po' di rucola. Brava. Un bello gamberetto. Oppure mi viene in mente appena scottato. Una burratina con un po' di melanzana. Ottimo. Beh, oramai mi avete addizionato bene, come si suol dire. Però devo dire che così mantiene la sua caratteristica di leggerezza, perché poi chiaramente possiamo andare ad integrare in ogni modo, cioè anche con la salsiccia, col prosciutto. Però se vogliamo una cosa che sia leggera, estiva, fresca, devo dire che come ce la propone il nostro chef Antonio è praticamente perfetta. Ecco qua. Ricetta veramente semplice, diciamo veloce. Estiva, anche devo dire estiva, perché anche se ci sta il legume secco, però una cosetta da sgranocchiare così sta bene sto assolutamente periodo. Sì, sono d'accordo. Anche da portare al mare. Tu dove vai al mare, Antonio? Dove andrai al mare quest'estate? A me, io amo Pineto. Ho la costa di Trabocco Pineto, purtroppo. Sono d'accordo. Mi piace più il mare un po' selvaggio, così non... È vero, vogliamo dire una cosa. Io devo dire, io poi sono abruzzese con due bilo. Dico sempre, amo la mia terra, sono profondamente innamorata della mia terra e ovunque vado poi mi trovo sempre a parlare d'Abruzzo. Sono stata in Puglia, ho incontrato dei turisti e ho detto, ma perché non venite in Abruzzo? Vuoi spostare il turismo di massa in Abruzzo? No, pochi e buoni. Io dico, Antonio, anche se pensiamo alla costa, è vero, Pineto e la costa, diciamo, dei Trabocchi ci offrono un litorale più selvaggio, sì, incontaminato. Però devo dire che l'Abruzzo offre tanto anche per i giovani, perché se andiamo magari in zona di Montesilvano è più adatta alle famiglie, Pescara, cioè insomma tanta vita. Noi quindi stavamo parlando di un po' di gusti, come dicevi tu, a chi piacciono un paesaggio un po' più selvaggio, certo, come io anche amo a me, queste anch'io, cose anch'io così. Però siamo completi, però, a chi siamo piace completi. Magari in un comfort un po' più Pescara, certo, il massimo, cioè tutto abbiamo a disposizione. Tutto, io questo volevo dire, chef, sì, abbiamo tutto, cioè dalla movida alla spiaggia selvaggia, alla montagna, all'entroterra ricco di tradizioni, vogliamo, cioè tutte le feste che ci sono popolari, tradizionali in estate, ce ne sono veramente tantissime. Bellissimo. Quindi insomma, largo all'Abruzzo, viva l'Abruzzo sempre e ovviamente grazie a te chef per questa ricetta. E rifatela perché è veramente facile, la potete anche portare al mare e ovviamente anche senza glutine, quindi insomma per chi ha problemi di celiachia la può tranquillamente mangiare. Grazie per essere stati insieme a noi, ci vediamo domani. Ciao. Durante la gravidanza aumenta la fame perché aumenta il fabbisogno calorico. Dobbiamo scegliere i cibi giusti che saziano, che soddisfano aumentate richieste dell'organismo in questo particolare momento della vita della donna senza dare le calorie cosiddette vuote, perché le calorie vuote li troveremo come eccesso di massa grassa a fine della gravidanza. Poniamo massima attenzione a scegliere alimenti sazianti, ricchi di fibra, alimenti nutrienti che servono alla donna durante la gravidanza.